Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Alducci, manager area procurement di VitroCiset. Mi occupo sostanzialmente di processi di sourcing, contract management e in generale come governance e sistema di supporto per la direzione acquisti. Oggi sono qui al Procurement Innovation di The Procurement per portare la mia esperienza su un tema molto importante che è la trasformazione digitale, che ormai tutti gli uffici acquisti stanno portando avanti da qualche anno. Io credo che la trasformazione digitale sia un qualcosa che parti da un cambiamento, è un discorso di fattore abilitante che in qualche modo aumenta le competenze all'interno dell'ufficio acquisti. Quindi diciamo che la trasformazione digitale è un qualcosa che alimenta il cambiamento, porta nuove competenze. Deve essere chiaro che comunque un percorso di trasformazione digitale non è un discorso di solo IT, di un task dell'IT, è la direzione acquisti che deve avere più potere in azienda e questo lo può fare solo avendo la leadership del progetto. Molte volte la trasformazione digitale viene intesa come un mix di tecnologie, in realtà è tutt'altro, è un discorso di cambiamento culturale. Ecco, questo noi lo stiamo portando avanti in VitroCiset con un progetto che ha la caratteristica di essere stato introdotto in maniera graduale e modulare, e questo facilita sicuramente il cambiamento delle persone. Quindi siamo partiti dalla parte di strategic sourcing per quanto riguarda la parte di vendor management, integrandoci peraltro con un information provider che utilizziamo per arricchire quelle che sono le informazioni dichiarate dai fornitori che ahimè molto spesso non sono aggiornate e veritiere. Siamo passati poi nella fase di sourcing per dare al buyer quell'approccio strutturato e analitico nella fase di tender, e questo ha generato passione nel procurement, enfatizzando quella che è la fase di preparazione e la fase soprattutto di analisi del tender, e stiamo concludendo l'opera con la parte di supply, quindi con la parte più operativa, attraverso una maggiore collaborazione interna, quindi con il cliente interno, e una maggiore collaborazione con l'esterno, dando la possibilità al fornitore di entrare nel nostro sistema e in qualche modo possa, come dire, indicarci le date di consegna piuttosto che andare ad automatizzare tutta la parte della conferma di ordini. Quindi diciamo che per me la trasformazione digitale è un qualcosa che deve nascere dalla curiosità delle persone che lavorano in azienda, ma soprattutto deve portare a una concretezza delle idee attraverso dei piani programmatici.